la linea urbana di Vasto si arricchisce di un nuovo servizio da Piazza del Popolo fino a Vasto Marina. Esprimiamo gratitudine all'azienda Tessitore, alla famiglia Tessitore, un parco macchine rinnovato con aria condizionata, tecnologia nuova, nel segno della mobilità sostenibile, dell'ambiente, della transizione ecologica, dei servizi alle persone con disabilità, ma soprattutto un mezzo che riesce in pochi minuti a portare utenti, turisti, fruitori da Vasto a Vasto Marina con qualche gettone, insomma con qualche decina di centesimi, un euro, 1,10 euro, quello che costerà il biglietto. Insomma, un qualcosa che va verso la mobilità sostenibile, ma soprattutto una risposta a chi pensava di fare interventi impattanti come funicolari, bracci di cemento armato lungo il costone, eccetera eccetera, e un qualcosa che va verso la via verde Costa dei Trabocchi, lo sviluppo lento, lo sviluppo diciamo sostenibile, lo sviluppo di qualità, lo sviluppo che vuole attirare turisti di eccellenza per costruire quella che a me piace definire la città del benessere. Carlo Della Penna oggi si mette un altro segno per la mobilità sostenibile a Vasto. Quali sono gli interventi che attendono la città? Una nuova rotta che collegherà il cuore della città da Vasto Alta fino ad arrivare a Piazza Fiume, a Vasto Marina, un collegamento con uno bus shuttle appunto della ditta Tessitore, a cui va il mio sentito ringraziamento, un servizio sicuramente molto utile per i tanti cittadini vastesi, per i tanti turisti che verranno a soggiornare nel periodo estivo nella nostra città, e avere la possibilità di percorrere il tratto di strada che collega appunto il cuore della città da Palazzo d'Avalos fino ad arrivare a Vasto Marina incentiverà sicuramente l'utilizzo del trasporto urbano, una mobilità sostenibile che sappiamo quanto è dura e difficile da portare a termine, però il nostro primo obiettivo diciamo l'abbiamo raggiunto. Vogliamo dare sempre più la possibilità ai turisti e ai cittadini di utilizzare i mezzi alternativi al veicolo, alla propria auto e alle moto che solitamente si usano. Ci sarà la possibilità appunto di utilizzare sempre più le bici elettriche, i monopattini e il trasporto urbano. A breve ci sarà l'implementazione anche delle colonnine di ricarica che saranno installate lungo la città, quindi un Vasto che si muoverà sempre di più verso la mobilità sostenibile tanto auspicata.